Sì, allora, siccome è mezzogiorno e 20, allora io volevo riprendere velocemente il filo della discussione di oggi per poi dare la possibilità un po' a tutti anche di intervenire, no? Nel senso che forse molti si stanno chiedendo, no? Perché chiaramente tutti questi interventi, questa discussione, no? Perché, e la risposta è molto semplice, no? Come diceva Gianni nell'introduzione. È chiaro che noi come ADL ci domandiamo continuamente che cosa siamo e a che cosa serve l'ADL, no? Okay. È chiaro che potremmo risponderci, abbiamo talmente tali e tanti casini all'interno dei posti di lavoro che potremmo limitarci a fare quello che già ci porta via il 90% del nostro tempo e delle nostre energie, perché ci sono continuamente casini grandi, piccoli, eccetera, eccetera, no? E come diceva Gianni, no? In tanti posti siamo sotto tiro, siamo sotto attacco, eccetera, eccetera. Però è chiaro che ragionando tra di noi, il punto è che rimanere solamente all'interno di questo tipo di vertenze, che ovviamente sono la base di quello che facciamo, la cosa più importante, però non basta, non basta. Questo è il punto. Perché se io ho 5.000 persone che sono profughi in coda dietro di me, disperate, che non hanno niente, disponibili a lavorare a qualsiasi condizione, è chiaro che prima o poi quella cosa ricadrà su di me. E non si può risolvere, come dicono i razzisti, allora mandiamoli via. Uno, perché abbiamo un'etica, un cuore. E io sono perché il mondo è uno e siamo tutti fratelli e sorelle. E secondo, perché non è vero, perché nessuno li manda via, anzi, li tengono qui, ma appunto devono stare qui disperati, tra l'altro in una regione come il Veneto dove la popolazione diminuisce. Siamo un 10.000 in meno di quelli che eravamo l'anno prima, contando anche gli immigrati. Perché si fanno meno figli, come diceva la Monica, non ci sono servizi, non ci sono soldi, eccetera, eccetera. Quindi non c'è nessuna cazzo di emergenza, ma l'emergenza sarà che queste persone, che già li mettono a lavorare gratis, perché gli dicono, ma cazzo ti do da dormire, ti do da mangiare, magari in un posto di merda, come le caserme, in mille, tutti insieme come le bestie, e intanto le cooperative fanno i soldi. Però gli dicono, cazzo, siccome ti do quello, allora devi lavorare gratis. Abituati a lavorare gratis. Prima devi lavorare, forse ti do qualcosa. Allora è chiaro che questa cosa poi ci riguarda tutti noi, sia per l'etica, perché dobbiamo avere un'etica. Non può esserci l'uso personale. E non è che sono parole, sì, vabbè. No, è il modo di fare, perché se no uno dice, ma noi chi cazzo ce lo fa fare? E poi, perché chiaramente abbiamo l'altro problema, che se hai gli sfigati italiani o i disoccupati o i lavoratori, gli fanno credere che il problema è che, sta tranquillo, comunque tu sei pur sempre italiano, quindi sei di più di quelli lì che sono stranieri o che sono arrivati ieri. A quello maschio gli dicono tranquillo, perché tanto tu sei sempre superiore alle donne, hai sempre qualcuno su cui comandare. Poi questa cosa non modifica di un cazzo la condizione materiale di quella persona. Continua a rimanere uno sfigato, però chiaramente i padroni se ne stanno belli tranquilli perché quello lì invece di prendersela con loro se la prende con gli altri, con le donne, con i migranti, con i rifugiati. Questo è un problema e non è che il problema a questo qui non c'è. E così lo stesso discorso, cioè se beviamo l'acqua, quella che ha inquinato le falde del FAS, che hanno buttato rifiuti tossici dappertutto, poi possiamo avere, o come la nocività nei posti di lavoro, insomma lo sappiamo, no? Abbiamo fatto anche noi delle battaglie. Perché è chiaro che no, anche se io lavoro per avere uno stipendio, magari riesco anche a conquistare aumenti salariali, però dopo
sono tutto rotto, ho la schiena, sono un rottame quando ho 50 anni, oppure mi viene un tumore perché ho respirato aria di merda e ho bevuto acqua inquinata, cioè alla fine cosa mi è servito? A niente. E parlo di me, e figuriamoci se poi uno pensa anche ai nostri figli, le nuove generazioni, chi vive qua. È una cosa incredibile. Allora, per questo stiamo facendo questo tipo di discussione, perché è chiaro che anche là, tutti noi, cioè chi è qui, insomma, no? Cioè, voi siete anche quelli che sono i delegati, quindi avete seguito tutte le vertenze in ognuno dei vostri posti di lavoro, no? E sembra sempre, perché questo è il punto, che c'è un problema di scarsità. Non ci sono soldi, e non si può, e questo e quell'altro, no? Poi uno viene a vedere che insomma da noi a Montebelluna, come a Vicenza, per le banche, appunto, come è stato citato prima, hanno messo non so quanti miliardi, 17 miliardi di euro. Per il Mose, che a Venezia, per fare una roba che dovrebbe servire a fermare l'acqua alta, che non serve, già non, cioè non ha neanche iniziato a funzionare, già non funziona, già è tutto rotto, si sono mangiati miliardi, di cui pare un miliardo, cioè con un miliardo di euro, di soldi pubblici, delle nostre cazzo di tasse che ci prendono ogni mese in busta paga, e se li sono mangiati. Ma allora uno dice, ma com'è scarsità? I soldi non ci sono. No? Allora, se noi non capiamo questo, è chiaro che uno, dopo la cooperativa o l'azienda ti dice, mi dispiace, i soldi non ci sono, e uno dice, ah vabbè, scusa tanto. Invece non è vero. E questo però, noi, questo tipo di discorsi, abbiamo il problema che non è che, capito, li possiamo fare noi, io, Gianni, gli altri, Stefano. Cioè bisogna che siano dei ragionamenti che riguardano tutti noi, almeno quelli che siamo qua, e poi discutere con gli altri. Perché ce lo siamo detti tante volte, certo, poi ogni città magari è diversa. Ma giustamente, se io ho un aumento salariale, ma dopo tre quarti mi va via perché per l'affitto che devo pagare o per il mutuo, oppure che chiaramente mi tocca indebitarmi per avere la casa per 20-30 anni, perché comunque case pubbliche, case popolari non ce ne sono più, è ovvio che divento ricattabile. Allora, affrontare questo tipo di discussione su cosa serve l'ADL è perché dobbiamo fare un percorso di crescita e di discussione tutti insieme. È chiaro che non sono questioni facili, no? Però abbiamo per forza parlare di cose che non riguardano questa o quell'altra vertenza, perché dobbiamo crescere da questo punto di vista. E come diceva Gianni, non ci sono solo i pericoli, faccio una provocazione, no? Cioè del fatto di chi è sotto attacco, dei ricatti, dei licenziamenti, di tutte le discriminazioni che vediamo, ma a volte può esserci anche il pericolo contrario, che magari in qualche posto di lavoro riusciamo anche a conquistare il livello in più, la roba in più, il ticket in più, e la gente, quando magari ha la pancia un po' più piena, vabbè, se ne sbatte il cazzo e smette di lottare. Quando non può essere, chiaro che i soldi sono importanti, e sono, ovviamente uno va a lavorare per quello, però giustamente sono importanti per cosa? Per vivere meglio, per la vita, per tutto quello che viviamo, e anche per vivere un po' di più. Per cui se prima uno per avere un po' di soldi doveva farsi 100.000 ore, magari adesso prende gli stessi soldi lavorando un po' meno, avendo un po' più tempo libero per stare con la famiglia, con i figli, per farsi i cazzi suoi. Cioè, questo noi dobbiamo conquistare, e sapere che non è che c'è qualcun altro che risolve i problemi per noi, anzi, abbiamo costruito una forza, una presenza, io credo una rete, un'organizzazione importante, significativa, appunto, senza esaltarsi. Ci sono tanti altri che comunque combattono, che possono essere, sono sulla nostra stessa lunghezza d'onda, e magari fanno battaglie su altri terreni. Allora, l'idea di oggi era proprio quella di
iniziare un po' tutti a ragionare come riusciamo tutti insieme a crescere, altrimenti facciamo fatica, rischiamo di far fatica di fermarci a quel livello là. Ecco, quindi questo era il senso della giornata di oggi. Grazie.